piace, prima di uscire dal canale mi fate like, condividete, vi iscrivete. Ingredienti: 40 g di zucchero, un cucchiaio piccolo di sale, 10 g di lievito, 2 cucchiai grandi di sesamo, un cucchiaio piccolo di fenocchio macinato, un cucchiaio grande di fenocchio non macinato, 50 g di latte polvere, 50 g di burro, mezzo chilo di farina, 2 zere e l'acqua quanto basta. Ho messo tutti gli ingredienti nella ciotola, ci ho messo un bicchiere di acqua, aggiungo un uovo che ho dimenticato di mettere con gli ingredienti. Mescolo tutti gli ingredienti, aggiungo la farina piano piano. Quando finisco di impastare la pasta, aggiungo il burro piano piano finché non finisco tutto il burro. La mia pasta è pronta. Ho preso una ciotola, ci ho messo un po' d'olio, ci metto la mia pasta. Bagno la mia pasta con un po' d'olio di semi, la copro con la pellicola. Ho lasciato riposare la mia pasta un'ora, dopo un'ora è già gonfiata, tolgo la pellicola. Mescolo in questo modo la mia pasta, così faccio uscire l'aria di lievito e poi comincio a fare le palline di pasta. Ho preso una pallina dalla pasta. Prendo la pallina, lo taglio in 3 pallini. E poi la tiro in questo modo, faccio come cigar, come vedete nel video. Tiro tutte le palline di pasta in questo modo. Prendo la mia pasta, quando lo finisco l'attacco bene e poi la giro in questo modo come vedete nel video per fare le trecce e poi la taglio così come vedete nel video, così la metto a pare diventa bella, la taglio dall'altra parte, continuo così finché non finisco tutta la pasta. La metà di pasta ci ho fatto le trecce come vedete, lo metto sulla carta da forno e lo lascio da parte. Ho preparato la Nutella. Prendo una pallina di pasta, la stendo come vedete, ci metto un cucchiaio pieno e mezzo di Nutella in mezzo, chiudo in questo modo così faccio in modo che non esce la Nutella. Ecco la pallina è pronta di brioche. Ho preso 3 torlie di uovo, ci metto 2 cucchiaie di Nescafè e poi aggiungo un po' di latte, mescolo. Ho mescolato bene il latte con il torlo di uovo e il caffè. Ho preparato un po' di pistacchi, un po' di sesamo nero. Bagno le mie brioche con questi ingredienti, latte con il torlo. Quando finisco di bagnare tutto, mie brioche. Ci vediamo. Quando finisco di bagnare le mie brioche, la decoro le palline con i pistacchi. L'altro brioche la decoro con sesamo nero. Lascio le mie brioche a riposare mezz'ora, accendo il forno a 180 gradi. Metto le mie brioche in forno mezz'ora, dopo mezz'ora ecco le mie brioche sono pronte, veramente gonfie, soffici, morbidi, sono la fine del mondo. Ho messo le mie brioche nel piatto, vedete come sono belle.
belli, gonfie e buonissime. Ecco le mie brioche, vi taglio una così vedete in mezzo come è fatto, veramente sono buonissime. Spero che vi piacciono, se vi piacciono mi fate un like, condividete, vi iscrivete, a domani un altro video nuovo. Ciao, arrivederci, grazie mille di tutto.